libellule sopra gli stagni e le pozzanghere. I ragazzi del seminario diocesano di Brescia hanno aperto lo scorso 1° dicembre la consueta novena in preparazione della solennità di Maria Immacolata, patrona del seminario, con un pellegrinaggio mariano che è partito dal santuario della Madonna della Neve di Capriano del Colle fino alla chiesa parrocchiale. Dopo un momento introduttivo si è aperto il cammino, scandito dalla preghiera del rosario, per le strade del paese. Il pellegrinaggio è stato condiviso anche con alcuni degli abitanti e si è concluso nella chiesa parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo, dove il rettore del seminario, Monsignor Carlo Bresciani, ha tenuto una riflessione sulla figura di Maria. Ed è in questo senso allora che io leggo un po' il cammino che abbiamo fatto questa sera. Ci siamo messi in cammino. E questo cammino lo penso un po' come il nostro cammino di fede. Essere chiesa è un cammino che non è mai finito. Non è finito essendo in seminario, non è finito diventando preti. Non è mai finito. E allora bisogna camminare. Non possiamo stare fermi. Non possiamo stare fermi in un passato, non possiamo stare fermi in un presente. Perché la meta è davanti a noi. E Maria ce la indica. La festa di Maria Immacolata culminerà l'8 dicembre con una giornata in seminario dedicata agli adolescenti e giovani della diocesi, dalle 9.30 alle 17 nella nuova sede di Via delle Razziche. Sarà presente il Vescovo Luciano per la Santa Messa e l'Angelus. Durante la giornata anche giochi, musica, festa e un momento di preghiera, tutto in compagnia dei seminaristi. Gli abitanti di Capriano del Colle si sono mostrati molto accoglienti e ospitali verso i seminaristi. A loro e al loro parroco Don Lucio il ringraziamento da parte del seminario intero. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.